prova a dire la parola io. Non ti sembra che ci sia qualcosa di sbagliato, qualcosa che stona? Allora prova a fare un piccolo ripasso. Io è il più lurido di tutti i pensieri, tu il più offensivo, egli il più distaccato, noi il più problematico, voi il più violento, essi il più insinuante. Non ci riesci. E ogni volta che provi a dire io, hai l'impressione di aver sprecato un'occasione. E allora come la risolvi? Adesso prova a dire io. C'è sempre stato un bisogno di narrare se stessi. Il problema è non finire nella lamentela, raccontare se stessi, ma uscire dal proprio perimetro. Saramago in uno dei suoi libri ha parlato della coppia e diceva che c'è lui e c'è lei. Ma la coppia non è fatta da due persone e basta, c'è lui, c'è lei e poi c'è una terza persona che è data dall'unione di lui con lei. Ma non è una cosa sessuata o sessuale, è una cosa che esiste e che se uno si comporta male non fa male a se stesso o all'altra metà della coppia, ma fa male a quel terzo individuo, il terzo della coppia. Bisogna stare attenti al terzo individuo della coppia. Ogni tanto muore e non te ne sei accorto. Poi ti ritrovi un cadavere fra le mani e quando lo volti ti rendi conto che per metà ti assomiglia e sei morto un po' anche tu. Mi chiamano disoccupato, inoccupato, deoccupato, tirocinante, stagista, borsista, coco, pro a progetto a termine, a chiamata, a caso, a sensazione, a pelle, a esaurimento, scorte e stagionale. Seguo un corso di apprendistato, un master, un seminario, un corso di lingue, vado a lezioni e tengo lezioni, uno stage, sono amico di uno che poi si sa mai, che conosco un amico, conosci un amico, cerco un amico, sono in attesa di assegnazione di borsa, di cassa integrazione, di disoccupazione, di reintegrazione. Cancellateli questi modi di dire, sono un precario. Tutti hanno presente il funambolo, l'uomo che cammina su un filo di ferro sospeso nel vuoto. Quando noi lo guardiamo pensiamo che è in equilibrio precario. Anche se lui è su e sta camminando, sappiamo che la condizione su cui si basa la sua vita è quella di non cadere. Questo è il precario, anche se è in piedi, anche se un passo riesce a farlo, la sua condizione è quella di salvarsi dalla caduta. Alcuni ce la fanno, Philippe T. È stato mezz'ora su un filo sospeso a più di 500 metri d'altezza, sulle Torri Gemelle. Un miracolo, una cosa emozionante, col vento che lo spingeva e lui si è fatto una camminata sulla morte, si è seduto, si è sdraiato, ha salutato il pubblico che stava di sotto. Si chiamava Philippe T e tutti si ricordano il suo nome perché ce l'ha fatta. Nessuno si ricorderà mai il nostro nome. Da grande voglio fare l'astronauta. Mi chiamo Stefania, ho 7 anni e da grande voglio fare la maestra. Mi chiamo Paolo, ho 9 anni e da grande voglio fare l'ingegnere. Mi chiamo Simona, ho 6 anni e da grande voglio fare la ballerina. Mi chiamo Silvia, ho 9 anni e da grande voglio fare l'avvocato. Mi chiamo Mario, ho 21 anni e da grande vorrei fare lo psicologo, ma... Mi chiamo Stefania, ho 23 anni e da grande vorrei fare la maestra, ma... Mi chiamo Paolo, ho 21 anni e da grande vorrei fare il ricercatore, ma... Mi chiamo Simona, ho 22 anni e da grande vorrei fare il magistrato, ma... Mi chiamo Silvia, ho 21 anni e da grande vorrei lavorare nel sociale, ma mi hanno detto che devo scegliere ancora cosa devo fare. Ridono e piangono e poi muoiono. I precari non ridono e non piangono, si lamentano. Assomigliano ai monaci che si fustigavano da soli e pensavano di assolvere così i peccati del mondo.
C'era una regola quando attraversavano la città: nessuno gridava contro i fustiganti e loro non gridavano contro la gente. Due mondi che stavano assieme si attraversavano, ma non si immergevano l'uno nell'altro. Sprecata. Peccato, lei è un'occasione sprecata. Succede a caso un annuncio di giornale, bacheca dell'università, elenco dei bandi europei che non sai mai dove trovarli, su internet o online si trova di tutto. Succede così che ti ritrovi a concorrere tu e altri X pretendenti, dove X può voler dire qualunque cosa. Ci sono 4 posti, siete 5, ce ne sono 5, siete 66, ce n'è uno, siete 80, ce n'è e ce n'è sempre. C'è un concorso, un colloquio, un'opportunità, quindi ci provi. Poi va male, non fa niente, dici tu, è una balla e lo sai. Per fare l'esame ti sei preparato, hai studiato, hai sgobbato, hai rinunciato a una marea di cose. Banalmente puoi pensare a cosa avresti fatto il giorno in cui hai fatto l'esame e poi non l'hai più fatto. Cosa hai fatto i giorni prima? Puoi pensare a quanto ci avevi sperato. Eravate in 80, ma ci credevi che tra i primi 4 ci potevi arrivare anche tu. Hai fatto una buona prova, hai osato, hai fatto il brillante, perché ci sta in certe occasioni. Forse non hai certezze, ma non sono quelle le cose che ti ammazzano. Le cose che ti ammazzano sono le speranze. Non c'è cosa che ti distrugge di più delle speranze. I precari hanno speranze, le vedono, le toccano. In fondo allo stesso esame, concorso, bando, fra quelle 80 persone ci sono altre oltre a te. Ci sono quelli che il posto lo vincono. Sono lì, a maggior parte delle volte li riconosci anche, ma soprattutto li puoi toccare. E quindi fingi di essere sicuro, vai sicuro, fai una prova perfetta. Lo vedi anche dalla commissione che ti vede per una volta, ti ascolta, non ti era mai successo prima, ma una commissione ti sta ascoltando veramente. Forse è il fatto che ti presenti bene, che hai una preparazione che riesci a misurare anche gli imprevisti, poi parlano loro, che soppesano il tuo curriculum e dicono: sarebbero cose molto interessanti da portare avanti. Peccato, lei è un'occasione sprecata. Concerto in Sturzen den Neubauten, 35 euro. Pranzo al Salentino, 18 euro. Abbonamento al teatro comunale per under 30, 10 spettacoli al prezzo di 100 euro, per 6 opere, 2 balletti e 2 concerti a scelta. 5 spettacoli al prezzo di 50 euro per 2 opere, un balletto e 2 concerti a scelta. Don Chisciotte di Branciaroli, 20 euro più prevendita. Abbonamento al teatro storico, chiuso, diventa un parcheggio. Il viaggio dell'elefante di Saramago, 122 pagine, 19 euro. Canale Mussolini di Pennacchi, 460 pagine, 18 euro. Abbonamento annuale all'autobus, 324 euro. Birra media, 4,50 euro. Amaro, 3 euro. Acqua, 50 centesimi. Mezzo chilo di pasta, 70 centesimi. Cera di pesce, 28 euro. Abbonamento linea veloce a DSL, 44 euro bimensile. Affitto di una sala per presentare lo spettacolo in teatro, 400 euro. Massaggio, 30 euro. Caffè alle macchinette, 35 centesimi. Bologna-Firenze, 24 euro. Freccia rossa, 10 in Intercity, oppure non esiste. Arrivi a Prato e poi vai a Firenze, ci metti 1 ora e 43 minuti. Orio al serio, Londra, prezzo variabile, ma la valigia deve pesare almeno di 15 kg o sono 20 euro in più. Dottorando, senza borsa, l'anno, 600 euro l'anno per l'iscrizione. Corso di teatro, non ci paghi ma ci fai qualche lavoretto. Spettacolo di teatro, non ti paghiamo ma paghiamo delle agevolazioni. Per 600 euro ti facciamo fare un tirocinio in editoria di 3 mesi. Vaffanculo, querela, avvocato e spese. Vivete di nepotismo, diffamazione, infamia, 3.000 euro. Ti sfondo il cranio, tentato omicidio, 12 euro. Pago uno che lo faccia per me, 2.000 euro, quasi quasi conviene. Libreria nuova, 40 euro.
letto due piazze, 300 euro, preservativi 6 euro per 10, li faccio fuori in due giorni, prendo lo stock, 50 euro, 200 preservativi, meglio il saldo della quaglia e passa tutto. Sai perché non lo puoi sapere, ma nemmeno te lo immagini quante cose avrei da raccontarti. Due mesi e mezzo in cui è successo di tutto. Dalla stronzata a cose clamorose, Roma per dire. Il 14 dicembre a Roma, clamoroso. Ero lì, nei momenti più brutti, non in Piazza del Popolo, ma in via del Corso. Mi sono precipitato nella via, ho visto la camionetta della finanza. E non puoi avercelo presente se non te lo racconta chi stava lì. Non ci sono filmati, foto. È tutto stato troppo veloce. La gente che lanciava qualsiasi cosa. Qualsiasi. È incredibile, se ti trovi in una strada, quante cose puoi ingegnarti a trovare. Chiunque lanciava qualsiasi cosa, io non ho lanciato un cazzo, non ce l'ho fatta, mi sono bloccato. Di Roma nessuno saprà mai un sacco di cose, né mai le racconterà. Tipo la corsa di 200 metri in via del Corso. Prima di incontrare la prima camionetta della finanza, in cui dentro c'erano quattro sfigate di numeri bloccati da un camion della Nettezza Urbana che impediva di far manovra, e quindi la gente si infilava nel camion per lanciare contro i finanzieri qualsiasi cosa trovava nei rifiuti. Ma questo non è interessante, questa è la banalità, tutto già visto e tutto già letto. Ci rivendichiamo il passato, ci rivendichiamo le pietre, ogni San Pietrino, la forza collettiva, eccetera, 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 comunicati politici e interventi a non finire. Ad un certo punto, col corteo fermo, 30 persone hanno estremamente bisogno di pisciare.
allora si gettano nel primo vicolo e iniziano a espletare sul primo muro che incontrano. Poco dopo ci si rende conto che si sta pisciando sui muri e sulle vetrine di una banca. La gente inizia a ridere. Uno urla a un suo amico: vecchio, vieni qua, flash mob contro le banche. La gente che arriva a fiotti e si inizia a pisciare sulle banche. Nessuno ha riportato la cosa sui giornali. Si ricordavano tutti delle spranghe e del fuoco, mai nessuno della fantasia. Io stavo nel mio ufficio a guardare la diretta con i miei colleghi. Ero lì con loro, tutti sconvolti dalla violenza, che dicevano che bloccare i treni, le autostrade, era violenza, che la gente si sarebbe incazzata con voi. Poi ho visto le foto man mano che uscivano e dicevo: no, quello è il mio coinquilino. E poi sono andato in stazione, non so che stazione è stata bloccata, forse un'altra, non quella di Bologna sicuramente. Però c'era questo annuncio che secondo me se l'erano preparato dal 68, perché era quello con le voci meccaniche, che diceva: il treno subirà un ritardo di 8 minuti a causa di una manifestazione. C'erano anche i cartelli in autostrada che dicevano: autostrada bloccata per manifestazione. Ragazzi, non possiamo essere sempre così idioti. Io sono sicuro che se un giorno arriveremo a un livello di conflitto così alto che saremo costretti a prendere le pistole, sono sicuro che arriveremo in strada, ci incontreremo, ci guarderemo e nessuno si sarà ricordato di prendere i proiettili. La biluinità delle manifestazioni è un motivo di fascino che mi spingerà sempre a vedere quello che succede. Poi magari potrò farle, non farle, dissociarmi, ma vedere certe scene è impagabile. Immaginati 300 persone incazzate, perché non si può negare che in questi giorni siamo tutti su vicini. 300 persone che arrivano sotto il palazzo del comune e trovano non trovano un cordone di polizia o di cellere, ma una catenella sfigata di quelle delle biciclette che chiude le porte del comune. Ora tu la prima cosa che ti viene da fare è chiamare il primo pancabestia che trovi e dirgli: senti, passi la giornata a rompere catene per inculare bici, almeno fa qualcosa di buono e spacca questa. Invece c'era gente che provava in tutti i modi, a calci, con le chiavi di casa, pinzette, unghie, niente, non c'era verso, la porta non si apre fino a quando, pensa all'idiozia della situazione. Una ragazza spinge la finestra e scopre che è aperta. Allora la gente comincia a entrare, uno a uno scavalcano, e non è che salgono le scale e vanno a srotolare lo striscione, no, tornano indietro al cancello e finisce che ci sono 150 persone da una parte e 150 dall'altra. In tutto questo arriva il commissario che comincia a chiedere e inizia a fare commenti ad alta voce dicendo: con chi ve la prendete? Col questore? Bravi, lo vedete che non sono la sola a pensare che sia uno stronzo. Con lei c'è uno che ha un mazzo di chiavi grosso così e non sa neanche quale sia la chiave giusta e ci mette 10 minuti ad aprire questa cazzo di catenella. Il tutto nel delirio generale di Cori Beluini che prima urla: ce la fai o no, ce la fai sì o no, poi si mette a urlare dimissioni, dimissioni. Non si capisce se al governo, al commissario o a qualcun altro. Quindi si percepisce che nessun coro in senso compiuto in quel delirio sarebbe recepito in nessun modo. E quindi sono partiti cori, beduini di monosillabi che partivano da una parte con risposte dall'altra. E in tutto questo l'unica cosa che viene a raccontare al giornalista di Repubblica è che quando abbiamo acceso il fumogeno, siccome c'era il vento contro, il fumo è andato dentro l'edificio. Nessuno si ricorda mai della fantasia. Proseguo con le votazioni, proseguiamo con le votazioni. 6.3.
6.304 inammissibile, 6.305 inammissibile, 6.306 inammissibile, 6.307 parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.308, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Per cortesia, la Presidenza si è espressa. Vado avanti con le votazioni. Rispetto per la Presidenza, io vi ho dato una risposta. Rispetto per le istituzioni, rispetto per le istituzioni, rispetto per le istituzioni. Vergogna! Io sono basita dal quantitativo di oggetti che puoi trovare da lanciare nel mezzo di una strada di una qualsiasi città. Perché fino ai San Pietrini uno ci arriva, li raccogli e li lanci. Che poi anche lì è complicato, perché li devi pure staccare da terra, non è che li trovi a mucchietti già predisposti. Ma poi c'è qualcosa, uno che stacca un panettone con la catena. Ce l'hai presente i panettoni per non far passare le auto? Quello là a calci l'hanno staccato, oppure i vasi da fiori, quelli giganteschi che stavano davanti ai negozi. Vedevi la gente che li buttava per terra per fare i cocci e li lanciavano. C'era uno che ha lanciato anche una pianta, ti giuro, io ho trovato un'arancia che chissà cosa ci faceva lì per terra e ho lanciato quella. E poi vedevi gente che aveva i limoni in mano e lanciavano i limoni, ma non è che se li erano spremuti addosso per i lacrimogeni, no, gli lanciavano dietro limoni interi che tu dici, a questi non è dato venire in manifestazione. Ah, io sono entrata nel periodo dei no. Mandi le mail, no. Fai l'apertura, no. Dai una mano per l'allestimento, no. La settimana prossima mi serve una supervisione, no. Ti assicuro che non mi sentivo così bene, non lo faccio sempre, però ogni tanto mi viene spontaneo, la settimana dei no. Fai un giro coi volantini, no. E ci sono tutte le altre che ti guardano male, sbuffano, fanno le facce. Vuoi fare le facce a me? Non ci siamo capiti. Prova a dirmele le cose. Vedi come ti rivolto la faccia. Ti ammazzo col sarcasmo, a furia di risate. Butti la spazzatura? No. Prendi dei caffè per i gentili signori? No. Per i signori meno gentili? No. Per me? Sì, ma se me lo chiedi per favore. Correggi le bozze? No, lo fanno tutti. Io no, perché? Perché no? Penso che questo salire sui tetti, sui luoghi simbolo del paese, ma non luoghi a caso, luoghi che stiano in alto, che siano connessi in qualche modo col cielo, penso che questo mi piace. Non tanto perché questi sono i luoghi della cultura, intendiamoci, a me della cultura non me ne frega un cazzo, me ne frega qualcosa solo fino a quando mi dà da mangiare. Non mi piace nemmeno perché questi sono modi che bucano l'informazione, che entrano nei media, chi se ne frega. Ci sono milioni di altri modi per comunicare e sono tutti buoni. Mi piace piuttosto perché si va in alto e si guarda il mondo dall'alto, cosa che in genere fa il potere che guarda dall'alto i suoi cittadini. È questo che mi piace, il non essere piccole formichine che aspettano dall'alto un aiuto o una mazzata, ma guardare dall'alto faccia a faccia col potere. Tenere lo sguardo, guardare il potere negli occhi. La nostra forza deve essere questa, affrontare il potere mettendoci alla stessa altezza, se non addirittura più in alto. Io a Roma non ci stavo e secondo me avete fatto solo che delle grandi cazzate che non servono a niente, spaccare vetrine, incendiare cassonetti, quella è roba che non serve a un cazzo, o almeno io la penso così.
Anche perché con chi te la prendi? Con nessuno. Fai casino e poi te ne torni a casa. Poi non è che non capisco, dico che se mi fossi trovata lì me ne sarei andata, perché non me ne può fregare di meno e non voglio partecipare a queste cose, non mi interessa. Ma quando sono a casa, che faccio? Quando vedo uno stronzo che ha una cooperativa sociale, che non gliene frega un cazzo di avere questa cooperativa, del ruolo che ha, ma gliene frega solo di prendere i soldi, di gestirli, che ti paga 600 euro al mese, 700 per fare 40 ore a settimana. Io a questo prendo un badile e glielo spacco in faccia. Poi non lo faccio perché figurarsi, il lavoro, lavoriamo tutti, c'è crisi per tutti. Ma a me, quando ho visto la busta paga di merda che mi hanno dato, se l'avessi avuto lì davanti lo massacravo, ti giuro, quel pezzo di stronzo. Non l'ho visto e quindi non te lo posso raccontare direttamente. Magari qualche cazzata me la invento pure, ma è quello che mi hanno raccontato i miei amici, e dei miei amici mi posso fidare. All'Aquila, il 20 novembre, zona rossa lasciata libera. Un evento mai successo prima, la gente la vede prima da lontano e fanno tutti un urlo di gioia. Poi si rimettono a parlare, a commentare, fino a quando non superano le inferriate che chiudono il centro. E in quel momento 20.000 persone iniziano a fare silenzio. Gli abitanti si allineano lungo i bordi delle strade e la gente può camminare, e quello che vede non esiste da nessuna parte, nessuna testimonianza se non nella loro. A un certo punto vedono un tetto di una casa in mezzo alla via. Vedono le case ancora chiuse, ma soprattutto i vestiti, ancora appesi ai fili, dove erano stati messi per farli asciugare. Hanno la muffa sopra e nessuno li ha mai toccati. Un corteo che passa in questo paesaggio sublunare che all'improvviso, senza nessun avviso, finisce in un bar pieno di gente. Mentre prima non avevano visto nessuno, adesso quelle persone sono tornate a casa dal corteo. Hanno messo da parte il proprio elmetto che gli avevano venduto in autobus. Non si sa mai che crollassero muri o manganelli. Si siedono e leggono il giornale, dove si dice che va tutto bene. E quel silenzio che 20.000 persone hanno cantato insieme, tu lo sai cosa può diventare quel silenzio nella vita di tutti i giorni? Io questa roba non l'ho mai vista. Sono 10 anni che faccio politica. 10 anni che faccio politica e almeno 15 che leggo, mi informo, leggo la storia. Però un momento come questo non me lo ricordo. Non lo trovo negli ultimi 100 anni. Hai capito quanto è cupo questo momento? Tu dici che è un movimento, ma io un movimento così cupo non l'avevo mai visto. Quella gente incazzata che non sa cosa vuole, e allora si incazza ancora di più. Ma non è che siamo solo noi, è così dappertutto, non si vede uno sbocco, una prospettiva. E guarda che questa cosa mica è positiva. Io non voglio dare la colpa alla società, al mondo, al governo. Dico solo che mi sento in questo meccanismo che ti spinge a non sperare niente, a non vedere nulla di buono, ad essere in tanti posti, fare tante cose senza mai portare a casa niente. E a lungo andare questo ti entra nei rapporti personali. Cose da fare, e poi ti stendi a letto e ti sembra di non aver concluso niente, non hai vissuto niente. Domani, nella battaglia, pensa a me. Che io ti pesi come un masso sull'anima, affogato in vino nauseabondo. Sono qui, io, il
povero Clarence, consegnato alla morte dal tuo oscuro tradimento. Domani, nella battaglia, pensa a me, e la spada ti cadda dalle mani. Dispera e muori. Questo è odio. Shakespeare, Riccardo III. Clarence era il fratello di Riccardo, fatto uccidere da Riccardo stesso, il primo di una serie di delitti, il primo tradimento. Il suo fantasma appare la notte prima dell'ultima battaglia, quella famosa per il mio regno per un cavallo. Appaiono molti spettri. Tutti coloro che sono stati traditi appaiono a Riccardo, e più forte delle loro premonizioni è il loro odio. E non è come quando Macbeth vede le streghe che gli predicono il futuro. Gli spettri di Riccardo gli dicono come morirà, ma soprattutto gli dichiarano il loro disprezzo. Il futuro passa quasi in secondo piano. È un massacro. Vai a letto e tutti i giorni sogni i tuoi giorni. C'è qualcuno che sogna qualcosa di diverso. In caso alzi la mano e mi racconti i suoi di sogni. Una volta dormire era un'altra cosa, ora è diventato rimanere svegli. Non cambia la gente che incontri, non cambia il tuo umore, non cambia quello che fai. Dormire è sempre la stessa cosa, e la cosa più riposante è non sognare niente. Ma non ci si riesce, c'è sempre qualcosa che ti entra nel cervello e ti parla. Tu non riesci mai a staccare ed è incredibile, ma qualunque cosa succede tu continui a pensare, ti svegli e pensi al doppio, ti addormenti e pensi a domani. Uno spazio che sia adesso non ce l'hai. Domani nella battaglia pensa a me. Il problema è che per mesi ho pensato che questa fosse una frase d'amore che una donna diceva al suo amato marito, e ho pensato che fosse una frase bellissima, tanto che tutti se la ricordano. Quindi adesso me la potete rigirare come volete, potete usare tutta la logica del mondo, farmi rileggere quel passo, ma per me quella rimane una frase d'amore. Io sono così. Io sono questa cosa qua che vedi, che puoi toccare, che ogni tanto ti racconta cosa pensa, e così sei tu per me. Nient'altro, e diciamocela francamente, non è che abbiamo altro da spendere. Abbiamo queste cose e nient'altro. E non sarò mai io un grande uomo, né sarai mai tu una grande regina, una Giovanna d'Arco, una Elisabetta. Non possiamo vestire i panni di nessun altro. Siamo poca cosa rispetto ai libri che leggiamo e ai film che vediamo. Di noi nessuno racconterà mai niente altro che Filippetti. L'ho letto l'altro giorno. Una volta gli eroi, Achille, Ulisse e Menelao, morivano quando sapevano che qualcuno avrebbe raccontato la loro vita, morivano sicuri, avevano questa idea che i posteri li avrebbero ricordati, presi a esempio, anche in maniera negativa, non voglio negare, ma capisci? Morivano e sapevano che avrebbero vissuto, quello era il loro futuro. E nelle loro storie c'erano i filosofi, i capi militari, ma anche i piccoli, gli schiavi, voglio dire, ci ricordiamo addirittura di Briseide e di Telemaco, che non erano nessuno, ma noi sappiamo chi sono, ce lo insegnano alle elementari. Invece noi non siamo nessuno, non abbiamo niente, siamo nudi. Per questo te lo dico, noi non siamo niente, non abbiamo un mantello da vestire. Io so solo quello che ho vissuto. E se proprio mi devo salvare nell'inferno che vivo tutti i giorni, in cui nulla va come vorrei, ma neanche nulla è così terribile da giustificare o causare atti eroici, ed è questa la nostra condanna. Neanche volendo possiamo essere eroi. Ecco, se io in questo inferno mi voglio salvare, io ho un solo appiglio che va oltre a me. E te l'ho detto, non mi piace dire io, anche se poi lo faccio, ma dire io non ha senso. Basta. Io rimango sempre solo io, e te lo dico francamente, io non basto a me stesso, né qui nessuno basta a se stesso. Quindi se mi devo salvare io penso a noi, perché per Dio quando mi presento alle persone stringo la mano, mi presento, quando le cose mi vanno male, quando ho bisogno di salvarmi, quando ho bisogno di sopravvivere, io ho solo quell'appiglio lì che si chiama noi. I momenti, le ore, le sensazioni, chiamala come vuoi, io per salvarmi penso a noi, non a te, non a me, ma a noi.
e non ho nessun altro scudo per difendermi. E se voglio vivere il mio presente, se voglio sperare un futuro in questo nulla, io ho bisogno di zone franche in cui possa sentirmi salvo. E non so se te lo posso consigliare, mi sembra anche troppo, però io farò così. Sto facendo questo nelle cadute di ogni giorno, nelle porte chiuse, nelle ore in cui il telefono non squilla, nei no, nelle rotture di scatole più grandi e in quelle più piccole, nelle mazzate, nelle urla, nelle ore in cui dovrebbero essere già tutti a dormire e invece si sta in piedi a cercare una parola giusta per chiudere ogni discussione. Ogni giorno penso a noi, nessuno canterà la tua vita se non noi, non c'è nient'altro se non noi. È l'unico modo che sto trovando per salvarmi, ma è qualcosa, per questo, ed è questo l'unico motivo per cui sento di chiedertelo. Domani, nella battaglia, pensa a noi.